Serata di beneficenza per il Ravello Festival con Amanda Sandrelli che sale sul palco con una storia emozionante sulla scia della speranza tratta dall'omonimo romanzo di Schmidt, Oscar e la Dama in Rosa. Al centro del racconto gli ultimi 12 giorni di vita di Oscar, un ultra centenario di 10 anni che combatte contro la leucemia. Lo spettacolo sostiene l'iniziativa di Go for Kids, il progetto di oncologia pediatrica della Fondazione Umberto Veronesi per sostenere le attività di ricerca e cura sui tumori infantili. Quello a cui la gente applaude per tanto tempo è quello di cui si è parlato, è la storia che si è raccontata. Il teatro è catartico, il teatro veniva usato, i greci mandavano la gente proprio a... non avevano scelta, li spedivano a teatro. Perché? Perché faceva bene, perché fa bene, perché vedere rappresentate delle cose ti fa avere meno paura, ti fa prendere confidenza anche con le cose con cui è meglio non prendere confidenza e prendercela più tardi possibile, per carità. Però non erano proprio fessi, ecco, cioè aveva un suo senso, che si è perduto e che è stato invece appunto sostituito da un divertimento, come se tutto quello che riguarda l'arte, il racconto, dovesse essere comunque divertente, deve far ridere, ormai anche nelle stagioni teatrali è difficile vendere o piazzare uno spettacolo che non sia divertente, perché, ma è più un problema di chi sceglie che non del pubblico, perché ripeto, io che col pubblico ho a che fare quotidianamente, ho fatto commedie molto divertenti e molto leggere e cose come Oscar, la gente reagisce nello stesso identico modo, se sono belle. L'ho abbondantemente superata. È scaduta? Sì. Come uno yogurt? Shh. Ok.